Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con un'ampia pagina dedicata all'emergenza Covid nella nostra regione, perché l'impennata dei casi positivi nelle ultime ore non preoccupa più di tanto, anche se bisogna prestare sempre la massima attenzione. A confermarlo è anche il dottor Paolo Fazzi, direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia dell'ospedale di Pescara, il quale conferma la possibilità di passare un Natale più sereno di quello passato lo scorso anno. Stefano Recanati. L'incremento dei casi positivi su tutto il territorio regionale, così come sta accadendo a livello nazionale, ha innalzato la soglia di preoccupazione tra le persone che vorrebbero evitare nuove restrizioni. Notizie confortanti però arrivano dai medici, i quali confermano che questo nuovo picco di casi è attualmente sotto controllo. I vaccini, da oggi gli over 40 possono prenotarsi per la terza dose, resta comunque l'unica arma a nostra disposizione per arginare questa pandemia. Fortunatamente, grazie ai vaccini, la situazione è sotto controllo. Perché chi si ammala ed è vaccinato, anzi chi si infetta ed è vaccinato non si ammala. In questa quarta ondata i più colpiti, dati alla mano, sono i più giovani, soprattutto sotto i 12 anni, fascia d'età ad oggi non vaccinabile. I soggetti al di sotto dei 12 anni non si possono vaccinare perché ancora in Europa arriva l'ok dell'agenzia regolatoria, che è l'EMA, affinché appunto anche loro possano essere vaccinati. Fortunatamente sappiamo, e lo vediamo quotidianamente, che i bambini difficilmente ammalano, però purtroppo fanno circolare il virus. Nei giorni scorsi si è parlato, l'ha detto anche il presidente Marsiglio, di un Abruzzo che può essere sicura fino a Natale perché è in zona bianca. Ci si può sbilanciare così tanto? Io penso di sì, perché vediamo che tutto sommato le ASL stanno conducendo, diciamo, un'opera importante di vaccinazione, di contenimento, di tracciabilità, di tracciamento dei casi e di gestione e di prevenzione degli stessi. Due i fattori, secondo gli esperti, che stanno tendendo una grossa mano al nostro territorio: l'essere una regione non altamente popolosa e dunque più facilmente gestibile, oltre alle temperature anomali per il periodo registrate nelle ultime settimane. Il clima impazzito fa sì che a novembre o dicembre le temperature siano alte, ma in questo caso non farebbero il gioco del virus, quindi tutto sommato io penso che passeremo un Natale abbastanza tranquillo. E allora adesso vediamo i numeri odierni dell'emergenza Covid. Sono 42 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.283 tamponi molecolari e risultato dunque positivo, il 3,27% dei campioni. Si registra un decesso risalente ai giorni scorsi, ma comunicato solo oggi dall'ASL competente. Il bilancio delle vittime così sale a 2.578. In aumento i ricoveri, che passano dai 96 di ieri ai 99 di oggi. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 5 e 89 anni. Gli attualmente positivi continuano a salire, ora sono 3.719. 91 pazienti, più 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 8, numero invariato, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 3.620 sono in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono 29 in più. Vediamo le variazioni provincia per provincia: più 15 in provincia dell'Aquila, meno 3 in provincia di Chieti per un riallineamento dei dati, più 14 in provincia di Pescara, più 25 in provincia di Teramo e più 1 per persone che risiedono fuori regione. Alla luce degli ultimi dati, il tasso di occupazione dei posti letto in Abruzzo è al 4% per le terapie intensive e al 7% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente del 10% e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti invece sale a 104, un dato più alto di 50, unito però al superamento anche delle soglie di allarme dei ricoveri, determina il passaggio in zona gialla. I parametri dell'Abruzzo dunque restano da zona bianca. A livello territoriale i numeri più alti si registrano nel Teramano, dove l'incidenza settimanale sale a 152,
segue il Pescarese, dove il dato sale a 106, solo una settimana fa era invece a 52. Poi ci sono l'Aquilano che scende a 94 e il Chietino, dove l'incidenza è ferma a quota 66. Il Covid ha creato debiti enormi nei bilanci di tutte le aziende sanitarie italiane. L'ASL di Teramo negli ultimi due anni ha speso, a causa della pandemia, circa 90 milioni di euro, ricevendo dalla Regione Abruzzo un contributo di soli 34 milioni. I vertici aziendali hanno dato il via al piano di rientro per abbattere il disavanzo. Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo ha iniziato un piano di rientro e messo in atto tutta una serie di strategie per ridurre il debito di 39 milioni di euro accumulato in questi ultimi due anni. Una situazione debitoria simile alle altre regioni italiane e causata dalla pandemia. L'azienda sanitaria teramana nel 2020 e nel 2021 ha sostenuto spese per 90 milioni di euro al fine di assicurare ai cittadini servizi indispensabili in una situazione emergenziale. Di contro, la regione Abruzzo ha versato nelle casse dell'ASL di Teramo solo 34 milioni di euro. In sintesi, se non ci fosse stato il Covid, l'azienda avrebbe chiuso inutile. Le cause erano da imputare sia al fatto che questa azienda riceveva minor somme da parte dell'assegnazione regionale, del Fondo Sanitario Regionale. Nel momento in cui veniva ripartito a livello regionale, vi era qualcosa che non quadrava, perché questa azienda veniva attribuita 30 milioni di soldi in meno. E dopo è ovvio che nel momento in cui si pensava a un risanamento contabile di questa ASL, non ricontabile, di dare un fondamento al bilancio aziendale, è arrivato il Covid, e il Covid è stato, come possiamo dire, penso che abbia coinvolto tutta l'Italia, tutto il mondo. Noi particolarmente ne siamo stati colpiti, perché è ovvio che non eravamo strutture obsolete, non adeguate, e ci siamo dovuti preparare a tutto. Questo ha comportato che avessimo delle spese di 42 milioni nel 2020 e 45 nel 2021, ma tutte spese attribuibili al fatto che noi abbiamo dato assistenza, tamponi, tracciamento. Abbiamo dovuto adeguare soprattutto nel 2021 tre ospedali, tre presidi ospedalieri, abbiamo fatto un ospedale Covid, abbiamo dovuto implementare dei pronti soccorso tutti ex novo. Dopo sono arrivati i vaccini. Dal momento in cui vi sono delle situazioni contabili particolari a livello regionale, dobbiamo essere attenti nel saper gestire queste somme che ci vengono assegnate e essere oculati nella spesa. Tra le strategie previste dall'ASL di Teramo per ridurre il debito causato dal Covid c'è l'arrivo di una PET, previsto a febbraio 2022, un servizio che abbatterà di molto le liste di attesa, con introiti annuali di 1.500.000 euro. Sempre a Teramo questa mattina sono stati presentati i risultati di un'indagine su come è cambiata la vita delle donne teramane al tempo del Covid. L'iniziativa, commissionata dall'amministrazione provinciale, è stata curata da Agnese Vardanega, esperta di analisi dell'Università degli Studi di Teramo. Covid-19. Cos'è cambiato nella vita delle donne teramane? Qualità della vita, lavoro raddoppiato, studio e formazione a distanza. Interessanti sono i risultati che emergono da un'indagine che ha raggiunto circa 600 donne della provincia dai 18 anni in su, dalle lavoratrici alle studentesse, le casalinghe, dalle lavoratrici dipendenti alle imprenditrici. Il progetto è stato presentato dalla delegata provinciale alle pari opportunità della provincia di Teramo, Beta Costantini, e dalla professoressa Agnese Vardanega dell'Università degli Studi di Teramo. Ci siamo accorti che la situazione era molto difficile per le donne e che si verificavano comunque delle discriminazioni per quanto riguarda loro, perché già generalmente lo sono, e con lockdown era, diciamo, più impegnate nei lavori di casa, più strette nelle mura domestiche, e quindi pensavamo che sicuramente avrebbero avuto bisogno di aiuto nello sbrigare i lavori di cura. E quindi, ecco, abbiamo pensato di fare appunto questo questionario per verificare quanto ha inciso nella vita delle donne e delle famiglie Covid. Il Covid ha avuto un impatto tanto più pesante quanto peggiori erano già le condizioni di partenza. Quindi, e questo lo sappiamo, sia dal punto di vista economico, perché naturalmente le famiglie hanno meno risorse per affrontare le diverse situazioni, e sia dal punto di vista, come dire, culturale, perché la provincia di Teramo ha una popolazione che è statica da tanto tempo.
quindi non abbiamo tante nascite, abbiamo un invecchiamento della popolazione e abbiamo una particolare difficoltà delle donne di conciliare lavoro e famiglia, perché il modello, quello diciamo di conciliazione, è quello tradizionale della doppia presenza. Cambiamo argomento, adesso parliamo di giustizia. Il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio ha richiesto un incontro al ministro della giustizia Cartabia per affrontare il tema dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto. La richiesta fa seguito a quanto emerso dalla riunione del coordinamento contro la soppressione dei tribunali, che ha dato mandato al presidente di farsene promotore a nome delle amministrazioni comunali interessate, degli ordini professionali forensi, dei consiglieri regionali e dei parlamentari abruzzesi. Il principio che vogliamo far passare, siccome il taglio dei tribunali avviene secondo una logica eminentemente economica, bisogna risparmiare, costano troppo, vogliamo esonerare, diciamo, sollevare dalla discussione questo elemento, quindi poi se non è più una ragione economica ci facciano capire qual è la ragione, perché sul piano dell'efficienza i tribunali minori dimostrano, almeno quelli abruzzesi, dimostrano di essere tra i più efficienti d'Italia. E quindi dove non si fanno troppe cause e non si accumulano troppe questioni si riesce invece a smaltire, a dare una risposta di giustizia in tempi ragionevoli ai cittadini. Se è un problema economico siamo pronti a farcene carico e io spero che anche questo argomento possa essere decisivo per chiudere la vicenda positivamente. Si torna a parlare della difesa dei quattro tribunali, quattro territori chiamati a confrontarsi ancora una volta con parlamentari, con la Regione Abruzzo per trovare una soluzione, finora una soluzione definitiva. Presidente, non c'è stata, si parla di un'eventuale proroga, un emendamento da inserire nel mille proroghe di fine anno, però qual è la strada che bisogna in qualche modo seguire tutti assieme? Beh, noi come presidenti degli ordini siamo da tempo tutti insieme per cercare delle soluzioni, da anni abbiamo fatto delle proposte, la politica aveva promesso di elaborare queste proposte, di portare in Parlamento, ma purtroppo nel 2021 abbiamo potuto assistere a un'attività sicuramente molto attiva da parte della Regione, che ha avanzato proposte concrete, ma da parte del Parlamento ogni nostra proposta, ogni proposta di emendamento, il Governo le ha bocciate, perché i parlamentari abruzzesi erano compatti sul punto. Oggi l'ultimo avviso è il decreto mille proroghe, ce lo concederanno? Non lo so. Quindi l'ultima strada da tentare è il decreto mille proroghe di fine anno? C'è anche la legge di bilancio, noi abbiamo fatto predisporre dalla nostra segreteria degli emendamenti da sottoporre ai gruppi parlamentari e io spero che vogliano raccoglierli e presentarli già in legge di bilancio, perché se mettiamo in bilancio le coperture per la proroga si può fare già in legge di bilancio, poi certo c'è anche il proroghe ed ce ne sono stati altri di strumenti nel corso del tempo, purtroppo non abbiamo visto fino ad oggi respingere sempre queste proposte. Una cosa che chiedo chiaramente ai parlamentari, oggi diano voce e dimostrino l'esistenza in vita. Tutti i parlamentari fino ad oggi ci sono stati vicini, però per esserci vicini devono poi fare gli atti conseguenziali, e cioè farsi rispettare a livello nazionale, visto che anche tutti i partiti si erano già dichiarati disponibili ad appoggiare questo emendamento, che è un emendamento che salva le città territorio. Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto hanno bisogno del tribunale, hanno bisogno di essere sostenuti in questo momento difficile, quindi vi prego veramente, vi invito veramente, altrimenti sempre di più i partiti faranno quei passi indietro a favore del civismo, perché chiaramente il civismo è legato al territorio. Non è la prima volta che vengono chiamati a raccolta tutti i parlamentari origine abruzzese, sia da lei come coordinatore, non è la prima volta che vengono tentate queste riunioni, non è la prima volta che si va anche a Roma e soprattutto che viene presentato un emendamento. Che cosa dovrebbe cambiare a livello governativo per far passare l'emendamento? Qual è la spia che deve essere accesa, visto che fino adesso sono stati compiuti dei buchi nell'acqua? Il rispetto che devono
pretendere i parlamentari, ma non solo, sicuramente i parlamentari abruzzesi, ma anche i rappresentanti dei partiti, devono pretendere il rispetto dal governo. Un'ultima settimana per ufficializzare le liste delle elezioni provinciali dell'Aquila, Pescara e Chieti. In questi giorni i rappresentanti dei partiti si riuniranno per cercare l'accordo nelle diverse coalizioni. Giuseppe Dintino. Tra meno di un mese sapremo chi saranno i nuovi presidenti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Sindaci e consigli comunali, con un peso proporzionale al numero dei residenti, voteranno il prossimo 18 dicembre. Entro questa domenica occorre presentare le liste e quindi una settimana fitta di riunioni da cui dovrà uscire la quadra tra i partiti delle diverse coalizioni. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, in casa centrodestra l'accordo sul candidato presidente è legato a doppio filo con il rimpasto di giunta nel capoluogo adriatico e nel comune di Montesilvano. E questa è la settimana in cui Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e UDC dovranno risolvere le loro grane interne. Il Carroccio starebbe spingendo per il nome di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. I berlusconiani invece porrebbero tra i papabili Giorgio De Luca, primo cittadino di Manoppello, o Gilberto Petrucci, eletto a penne nelle recenti amministrative. Gli uomini della Meloni, d'altro canto, sarebbero ancora convinti su Matteo Perazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo, o al limite sul sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo. Al caos nel centrodestra della provincia di Pescara corrisponde quello nel centrosinistra della provincia di Chieti. Qui PD e Movimento 5 Stelle, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero già d'accordo sul candidare il sindaco di Vasto, Francesco Menna. In ballo c'è anche l'amministrazione del capoluogo. A Chieti infatti il centrosinistra governa insieme al Polo Civico che fa capo a Paolo De Cesare. Contattato dal TG6, il vice sindaco ha dichiarato di contestare il metodo in atto tramite cui si sta scegliendo il candidato presidente. Noi vogliamo che sia il nostro sindaco Diego Ferrara a guidare la provincia, ha ribadito De Cesare. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra PD e Civici. Se da questo dovesse venire fuori la fumata bianca, i pentastellati potrebbero essere esclusi dal processo decisionale. All'Aquila invece la corsa al momento è a due. Il centrodestra, salvo sorprese dell'ultimo momento, ricandiderà il presidente uscente Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro. Vincenzo Giovagnorio, neosindaco di Tagliacozzo, invece dovrebbe essere il candidato sostenuto da PD e dal gruppo del sindaco di Avezzano Di Pangrazio. Sarà sempre Gianni Di Pangrazio. Cerimonia di consegna questa mattina in prefettura a Pescara delle stelle al merito del lavoro. L'evento non si era tenuto causa pandemia il 1 maggio del 2020 e quello di quest'anno. È stato il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo in persona a consegnare alla presenza del console provinciale della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro di Pescara le decorazioni della stella al merito del lavoro conferite con decreto del Presidente della Repubblica ai nuovi maestri del lavoro nominati il 1 maggio 2020 e 2021. Come è noto la cerimonia si svolge nel giorno della festa del lavoro, ma a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 nell'anno 2020 e nel corso del corrente anno non si è potuta tenere. Il riconoscimento è destinato a premiare le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private che nel corso della carriera si sono distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. È il riconoscimento di come in questa provincia ci siano grandi professionalità, 11 persone che hanno dato lustro impegnandosi ognuno con ruoli e responsabilità diverse ma sulla base di valori fondamentali che sono i valori presenti nella nostra Costituzione, il diritto al lavoro, il lavoro in sicurezza, ma anche il lavoro come fattore di promozione e di crescita del territorio. Non ci sono graduatorie, il lavoro è un valore assoluto che va tutelato in tutte le sue dimensioni e si può esprimere al meglio in tutte le sue dimensioni, a prescindere da diversi gradi di ruolo e di responsabilità. La pandemia non ha arginato i dati devastanti delle morti sul lavoro. Il prefetto ha annunciato impegno nell'adottare piani di prevenzione adeguati alla propria situazione territoriale, dai controlli alle politiche di prevenzione informative e formative. Sicurezza del lavoro dobbiamo lavorare quotidianamente impegnandoci sempre di più, è un obiettivo al quale dobbiamo contribuire tutti. Lanciare un messaggio anche alle giovani generazioni che magari un giorno possano essere loro a ricevere questa onorificenza. Il messaggio è di grande fiducia e grande in prospettiva, sono in arrivo risorse come tutti sappiamo e possiamo dire che su questo territorio ci sono grandi professionalità sulle quali possiamo contare.
E adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo con il calcio di Serie C, altra sconfitta per il Pescara ieri al Mannucci di Pontedera, con la dirigenza biancazzurra che però ha confermato la fiducia al tecnico Gaetano Auteri. 2-1 in Toscana e contestazione da parte della tifoseria con il difensore Mirko Drudi che al 91esimo cerca di spiegare la difficile situazione che vive la squadra. Sono giustamente arrabbiati e i primi adesso lo siamo noi perché in campo ci andiamo noi e queste brutte figure le facciamo noi per primi, quindi i primi ad essere arrabbiati siamo noi. Poi chiaramente loro fanno tanti chilometri per seguire la squadra e fare queste figure non è mai bello, quindi erano arrabbiati e ci sta, sono giusto, quindi ci prendiamo gli insulti, ci prendiamo le parole e testa bassa a pedalare. La situazione è brutta, e chiaramente il primo posto è diventato un miraggio ormai. Dobbiamo pensare partita per partita e cercare di venire fuori da questo periodo negativo. E credo che sia inutile adesso pensare al primo, secondo, terzo posto. Perché stiamo attraversando un brutto periodo, quindi dobbiamo pensare partita per partita e tornare a vincere assolutamente. Ma io credo che sia una squadra che non gioca libera di testa, e a calcio si deve giocare liberi di testa, perché sennò diventa difficile, ogni minima occasione, ogni minimo errore lo subisci troppo e vai sotto, dopo è sempre difficile venire in questi campi e rimontare. Dobbiamo tornare ad essere sereni come all'inizio e avere quello spirito lì. Sicuramente anche una vittoria ci può dare una grossa mano in questo. Le cose sia quando vanno bene, sia soprattutto quando non vanno bene. C'è poco da dire, nel senso che sappiamo che dobbiamo fare qualcosa in più perché stiamo andando al di sotto delle nostre possibilità. E bisogna compattarsi tutti nello spogliatoio e dare qualcosa in più. C'era silenzio nello spogliatoio, tutti eravamo giù sicuramente, ma come ti dicevo prima, i primi ad essere arrabbiati, delusi da questa situazione siamo noi, perché in campo giustamente ci andiamo noi, quindi quando non riesci a fare le cose che vorresti fare c'è sempre tanta delusione. Però da domani dobbiamo ripartire e lavorare ancora di più e cercare di trovare, non so come, un po' più di serenità, di libertà di testa. Adesso andiamo in casa a Teramo, perché se il pareggio contro il Pescara aveva fatto sorridere il diavolo, quello di sabato pomeriggio contro l'Olbia lascia l'amaro in bocca, come conferma anche Manuele Malotti, l'attaccante più volte vicino al gol. Guarda ora alla gara di Coppa Italia di mercoledì contro il Südtirol. Sicuramente un po' di fortuna, perché noi siamo andati vicini al gol svariate volte, il palo, a volte siamo stati un po' con Bernardotta, alla fine una parata del portiere, quindi oggi credo che sia mancata solo un po' di fortuna, perché abbiamo creato veramente tante occasioni e ci è andata male. Speriamo che nelle prossime partite quelli che non sono entrati oggi entreranno. Sicuramente avevo calciato forse troppo bene, l'ho presa piena e è andata sul palo, poi ho avuto tanta occasione di testa su un assist di Rosso e oggi sono stato un po' sfortunato, però sono contento che le occasioni arrivino, perché vuol dire che sono sempre nel vivo, quindi io devo continuare così e la prossima volta sicuramente andrà meglio. No, sicuramente è un pareggio che però ci lascia un po' di amaro in bocca per quello che abbiamo creato, perché era una partita fondamentale, noi volevamo i 3 punti come sempre. Oggi abbiamo creato veramente tante occasioni, quindi c'è un po' di amaro in bocca. No, sicuramente oggi, diciamo, per noi era uno scontro diretto, come sono con Pontedera e Carrarese i prossimi 2 incontri, quindi noi, anche se siamo in trasferta, cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, quindi andremo là per i 3 punti, perché sono troppo importanti per la classifica. Quindi oggi sicuramente c'era una cornice di pubblico importante che ci aiuta, fuori casa ce ne sarà un po' meno, però noi comunque cerchiamo di imporre il nostro gioco e cercare i 3 punti. No, sicuramente, come ti ho detto prima, un po' di amaro in bocca per il risultato c'è,
però comunque ti fa, questo risultato ti fa capire che non molliamo mai, siamo una squadra sempre unita, che anche se andiamo sotto cerchiamo sempre di recuperarla. Alla fine ci hanno annullato un gol più fuori gioco, quindi si poteva anche andare addirittura in vantaggio, però noi comunque ci siamo sempre sul campo e non molliamo. No, le scelte del mister, tra l'altro poi ha sostituito un Birlicea che ha fatto gol, quindi no, io stavo bene, potevo continuare, però il mister ha scelto così ed è giusto che faccia le sue scelte. Io sono sempre disponibile a fare 90 minuti o uscire. Sicuramente sono i quarti di finale, quindi è una partita veramente importante, perché se si va avanti in Coppa Italia non si sa mai, se si dovesse vincere ti proietta in cose importanti, quindi noi siamo fiduciosi e mettiamo tutto, non pensiamo che sia una partita di Coppa, la valutiamo come le altre partite e cerchiamo di dare il 100% anche mercoledì. E in Serie D invece secondo 0-0 consecutivo per il Chieti, che dopo il pari di settimana scorsa senza reti contro il Matese, ieri con identico risultato è uscito indenne dalla Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Stefano Recanati. Si spartiscono la posta in palio San Benedettese e Chieti, un punto a testa che però ai fini della classifica non accontenta nessuna delle due, sempre più giù in classifica. Antonioli cambia e passa al 4-3-3 per via delle diverse assenze ed affida il reparto avanzato al tridente Mendicino, Ferretti, De Sena. Lucarelli dalla parte opposta recupera Rodia, a cui affida subito una maglia da titolare a supporto di Akamadu. Si gioca davanti a circa 2000 spettatori con le due tifoserie che hanno offerto uno spettacolo da categoria superiore. Sotto la direzione arbitrale di Vailati bisogna attendere il 13° minuto, quando Di Mino, lasciato troppo libero sulla destra, si accentra e scarica verso la porta, ma la sua conclusione risulta centrale per far male. Poi sulla ribattuta Akamadu viene fermato in fuorigioco. Gara godibile quella del Riviera delle Palme. I padroni di casa, dopo un inizio con il freno tirato, hanno sulla testa di De Sena il pallone del vantaggio, ma imbeccato bene da Alboni l'attaccante spedisce alto sopra la traversa. I neroverdi fanno una partita corta in fase difensiva e cercano di sorprendere gli avversari con lanci lunghi a scavalcare la difesa, come accade al 26°, quando Akamadu sfugge alle marcature avversarie e poi serve Puglielli all'indietro, ma il tiro termina fuori, si dispera il giovane classe 2001. La risposta dei rivieraschi qualche istante più tardi nella bellissima sforbiciata di De Sena dall'interno dell'area di rigore, pallone che termina al lato di poco, sarebbe stato un gol fantastico. Prima del 40° il Chieti va in rete, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, azione che si sviluppa nuovamente sulla corsia di destra con Di Mino, bravo a pescare in aria l'inserimento del numero 9 che mette in rete, ma Vailati, su segnalazione del primo assistente, ferma tutto per fuorigioco millimetrico del giocatore di nazionalità nigeriana. Dall'altra parte anche la Samba a protestare per un gol annullato. Da azione d'angolo è Gabric a girare verso la porta e trovare la deviazione da distanza ravvicinata di Ferretti, ma anche in questa occasione si alza la bandierina del secondo assistente. Prima del duplice fischio finale sono i padroni di casa a rendersi nuovamente pericolosi da calcio franco, con De Sena che mira il palo lontano ma Fusco si distende e mette fuori. La ripresa, inizialmente senza sostituzioni, vede la San Benedettese pericolosissima al quinto con Lisi che tiene vivo un pallone sulla sinistra, poi una volta in area di rigore la conclusione si infrange su Fusco in uscita. Il Chieti, come fatto nel primo tempo, riesce a rispondere colpo su colpo e lo fa anche al 19° minuto, quando Di Mino, prestazione da grande la sua, serve al limite dell'area di rigore a Akamadu, ma il tiro molto potente fa solo la barba al palo alla destra di Noflak. L'occasione più nitida della ripresa di marca locale capita sui piedi di De Sena. L'attaccante scappa sul filo del fuorigioco ed in campo aperto si invola verso la porta avversaria, ma la stanchezza ed un ottimo ripiegamento difensivo di Consorte evitano il pericolo per i neroverdi. Le due squadre si allungano tantissimo sul finale di gara e le occasioni fioccano. Al 34° è Mele a lavorare bene un pallone sulla destra ed appoggiare all'indietro, dove con i tempi giusti si inserisce Pietrantonio, che di destro non è il suo piede preferito, calcia sul portiere. La Samba non ci sta e prova da calcio di punizione a passare avanti, ma ci vuole tutta la bravura di Fusco a togliere le castagne dal fuoco e respingere il tiro di Di Domenico Antonio. Non ci sono pause e dall'altra parte Baldé sfugge ai centrali di difesa, ma al limite dell'area viene messo giù da Gabric, fallo da ultimo uomo e per lui rosso diretto, che vale però come un gol al 90°, dato che sul susseguente calcio di punizione la bordata di Bassini termina al lato. Al triplice fischio finale applausi per entrambe le compagini che nell'arco di 90 minuti hanno dato vita a una gara piena di emozioni. Due punti persi per Lucarelli, che già da domenica prossima vuole tornare alla vittoria, ma sulla propria strada avrà l'ostacolo notaresco.
Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ricordo questa sera a partire dalle 21, appuntamento da non perdere con Replay di Enrico Rocchi per analizzare il momento molto delicato in chiave biancazzurra in casa Pescara. Il TG6 invece torna come sempre alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.